The plume and the pistol. A fitting end to my folly and a curse upon us all. Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Darkest Dungeon The Crimson Curse. Allora, iniziamo direttamente dal villaggio. Adesso sappiamo che il nostro primo raid nella corte ha fatto sì che la maledizione si spargesse anche in altre zone. Prima di iniziare, tra l'altro, devo dire che vorrei fare una quest breve perché non ho moltissimo tempo quest'oggi, purtroppo. Questa qua è già di livello veterano, l'avevo vista l'altro giorno. Vogliamo andare avanti con le rovine? Veterano anche questa, però. Apprendista. La baia è ancora bloccata. Facciamo il dedalo, va. Allora, che vi volevo dire? Che ho deciso di mettere effettivamente i vostri nomi per i personaggi, però scrivetemi nei commenti a quale classe vorreste essere associati, perché altrimenti potrei infamare qualcuno facendolo diventare un fuorilegge, mentre lui purtroppo è un avvocato nella vita reale e cose del genere. Ora, è anche tra l'altro poco tempo, quindi non ho potuto cercare tutto quanto. Ora, tu stai messo male, però questa essendo una missione di livello 0, posso portare più o meno il chi mi pare. Ora, ho due balestrieri che hanno un attacco che fa più danno se il nemico è marchiato e anche una cosa che gli permette di marchiarli. Quindi io metterei entrambi i balestrieri. Questa non ha l'abilità per marchiare, però a me va bene uguale. Tanto entrambi hanno una mini cura, mini cura, però vabbè, ve la mostrerò come al solito mentre faccio le cose. Vorrei mettere qualcun altro che possa marchiare? Sì, in realtà, però fino a un certo punto tu puoi marchiare. No, il marchio è questo. E a quel punto, visto che un intero party basato sul marchiare la gente, togliamo momentaneamente il debuff e mettiamo il malocchio che marchia il bersaglio. Quindi via questo e olè. Perfetto. Abbiamo anche il nostro terzo marchiatore. Chi mettiamo come front-end che prende botte? Io direi di mettere lui, il soldato, proprio you, per essere precisi, perché ha un'abilità da qualche parte che... no, me ne manca. Io mi ricordo aveva un'abilità che si automarchiava. Ora non me la trovo. Marca bersaglio se stesso, eccola qua, rappresaglia. E attiva risposta, perfetto, tu sarai il nostro front-end. E andiamo nel Dedalo. Allora, iniziamo. Uno. Ah, possiamo comprare anche il eroe dei bidati nel borgo. Ah, ci si tiene conto di queste cose. Speriamo che funzioni. L'ho pensato adesso guardando lo store. Sì, lo store. I personaggi che avevamo a disposizione. Niente di troppo elaborato come party. Ok. Andiamo. Allora, siamo nel Dedalo. Tra l'altro è veramente piccolo questo. Forse potrei fare due quest, visto che è capace che faccia una stanza e si conclude tutto. Adesso io vi spiegherò man mano come ho intenzione di impostare tutto ciò. Magari durante il primo scontro che arriverà tipo ora. Esatto. Allora, capiamoci bene. In realtà il mio piano comporta il fare azioni, non farle fare prima a loro, però vabbè. Schivato. Sputo. Che magari mi metti anche spinto o respinto. Bene, iniziamo. Loro possono o fare danno con questo attacco, che tra l'altro fa molto danno se i nemici sono... è capace che li uccida così, secondo me non ne vale la pena di marchiarli. Però, dicevo, o fare danno, o marchiarne uno grosso e fare in modo che loro due fanno danno maggiorato proprio a quello. Intanto uno è andato. Nel mentre il front-end, quando tocca a lui, può mettersi un'abilità che protegge gli altri, che quindi fa sì che lui prenda botte invece altrui. Ok, qua forse non conveniva. O mettere questa qui che protegge se stessi, in maniera tale che lui protegge gli altri e nel mentre fa anche il... Anzi, ve lo faccio vedere, ma... Dov'è? Rappresaglia. Faccio due di danno e attivo la rappresaglia. Sono marchiato, se qualcuno dovesse colpire me, cosa che... probabile visto che io ho il marchio che non ho più. Che succede? Succede che a parte già ritocca a me, quindi tanto vale togliersi alle scatole questo. Succede praticamente che, ecco, se mettevo il marchio probabilmente in attaccato il primo. Morbo. Sarebbe successo che, magari riesco anche a dirlo sto giro,
Vabbè. Facciamo che ti marchio, così faccio anche vedere il danno extra. Che probabilmente attaccavano lui, se attaccano lui si attiva il riposto e quindi lui ricolpisce. E non posso colpire questo. Perché non posso? Perché non ci sono bersagli legali. Ma a quel punto io semplicemente sfrutto sobrietà di cura, che cura di poco e in più aumenta l'effetto delle cure successive. Che non è che faccia proprio schifo, è tiro cieco. Io inizio prima. Vabbè, va bene anche se inizi prima tu. E muore. Ah, loro non possono colpire in prima posizione, eh? Con l'attacco che fa più danni, intendo. Colpire in qualche modo possono. Ma sì, dai. Ah, non gli è successo niente di troppo eclatante. Una torcia e si va. Tra l'altro sappiamo già dove sono tutti i nemici, praticamente. Guardate, uno è qui, uno è qua. Fai salire su, uno è qua. Qui non c'è niente invece. Qui dovremo fare questa cosa per finire la quest. Allora, iniziamo. Macellaio. Questi sono pericolosi. Questi stressano e mettono cose brutte. Quindi iniziamo mettendo un bel debuff. Tanto tutti i debuff gli abbassa anche la schivata. Schivata 0, schivata 13. Perfetto. Il successivo può colpire te. Non so quanto convenga. Non posso colpire l'ultimo, lo so. 4 danni, vabbè, ci posso stare. Non mi pare effetti secondari come cosa. Allora intanto faccio il repost. Un danno. Marchiato repost. Tocca a te. Questo giro tu hai. Questo è già bello marchiato che... Ecco. Tranquilla come cosa. Tra l'altro notate che ha il critico aumentato se il nemico è marchiato, eh. Cosa buona e giusta. Vedete? Ha colpito lui perché era marchiato. È più probabile ha fatto subito il repost. Certo, ci si sono un pochettino incaponiti tutti quanti contro di lui. Però quasi tutti quanti contro di lui. Però guardate che ha fatto veramente una strage. Tra una cosa e l'altra ha fatto veramente una strage. Allora, ti curo, ma per un motivo molto stupido in realtà. Perché adesso tu hai un buff alle cure e con un po' di fortuna questo ti cura. Ecco. Gli ho messo il bleed, lo so. Però capite anche quanto danno gli ho fatto. Sta dissanguando. Ho un bendaggio? Sì. Ma non ne vale la pena. Francamente non ne vale la pena. Ora. Ho bastione. Lo stordisco. Potrei togliermi dalle scatole uno di questi, eh. Facciamo che ti colpisco così. 5 danni. Tu magari preferisco ucciderlo normalmente. Mettergli il marchio. Hanno troppo poco vita per dargli un senso. Il cercare in qualche modo di far aumentare il danno. Ok, è capace che tu faccia una brutta cosa. Ancora sanguinamento. Va bene, non è un grossissimo problema. Adesso. Tu quanto hai di vita? 10. Te ne tolgo 3. Con un po' di fortuna lui potrà toglierti il resto. Ma nel mentre lo voglio anche curare perché poverino. Una cosa e l'altra. Ah, notare che si sommano, eh. Adesso c'è al più 40% delle cure ricevute. E anche questo è andato. Ok. Adesso va avanti. Ole. 3 danni per 2 round perché avrebbe 6 punti ferita. Io lo posso tollerare. Si continua. Questa è una trappola. Non so se l'abbiamo incontrata. Esattiva di trappola 50, 50, 50. Tu sei già avvelenato, quindi mi interessa poco se tu dovessi prendere di nuovo. Sì, lo so. Se sanguinamento. No, non è sanguinamento. È stress però, eh. Sì, sanguinamento. Vede? Così, con una cosa sola mi sono tolto tutti i problemi. Continuiamo. Sacco è vostro e son soldi. So soldi. So che ci sono nemici per quello, Riova. Allora, qui tutti sorpresi, cosa buona e giusta. Chi mi interessa ferire di più?
Io vorrei marchiare te, perché mi distressi. Allora, sfortunatamente non gli ho abbassato la percentuale di schivata, però sono abbastanza confidente nel danno che posso fargli. Questi posso ucciderli potenzialmente con un colpo, sì, ma è un colpo molto improbabile da fare, quindi... Ah, addirittura critico. Va bene. Ora, io intanto vorrei togliermi dalle scatole te. Che bel attacco. Sgranocchiare. Uno. Questo è 5 danni. Morbo, lo so, capitava prima o poi. Adesso sono 4 danni. Ho leggermente esagerato con il potenziale 9. Gli ho fatto prendere troppi danni troppi assieme. Non ho pensato che ha ancora parecchi. Non ha ancora molta vita. È spinto. No, 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 ok. Potrei perdere il soldato. Potrei perdere il soldato. Ma nel mentre rimuovo il rischio. Allora, tu curi lui. Tu curi lui. E con un po' di fortuna tu curi lui. Vabbè, anzi, non si è preso il morbo. Danno. Devo starci più attento. Me ne sono reso conto dopo, ma devo starci decisamente più attento. Allora, tu. Due danni. Penso sia meglio far così. Si torna indietro. Mi sono preso troppi rischi con il soldato. Non ho considerato che lui, essendo di livello 0 e non avendo mai utilizzato, mangiate tutti, e non avendo mai utilizzato cose per potenziarlo, ridurgli i suoi danni, è molto probabile, cioè non ha tantissima vita. Ci devo pensare meglio. Sì. Prego, fai iniziare me. 11. Ora mi sento leggermente più tranquillo. Poi, hai una chance di ucciderli al primo colpo? Sì. 4-9. Usare questa abilità gli aumenta la velocità, eh. Per quello mi ci sono subito fiondato. 6-6, hai una possibilità molto alta di ucciderne uno. Tu non puoi colpirlo. Gli faccio 20 e niente danno, però puoi curare. Lui sta quasi al massimo. 24. Cura te stessa. Full vita di nuovo. Il morso della tomba. Sifilide. Ti sei preso la sifilide? Mamma, bravo. E sei anche stordito. Sei una vergogna. Sei veramente una vergogna. Allora, intanto ti curo. Mi fai un po' pena, cioè, diciamocelo chiaro e tondo. Tocca a te, salti il turno. Vabbè, ricuriamo te. Fortunatamente abbiamo mancato. Tu per favore me lo togli dalle scatole, grazie. E anche questa è fatta. Lo zaino contiene bottino. Una pagina del diario. Quello, questo lo posso bruciare? L'oggetto non ha avuto alcun valore. Pelle tesa e conciata. Non mi ricordo. Vabbè. Cambiano per sempre eroe. È diventato un... Ok, è diventato un alcolizzato. Perché scrivere alcolismo era troppo facile in questo gioco, quindi... Ok. Subito nemico appena facciamo 4 passi. No, il collezionista! Allora, il collezionista è... Come chiamarlo? È un mini boss. Che evocherà cose brutte, che ci faranno tanti casini. Io vorrei ucciderlo il più velocemente possibile, marchiandolo ora. Chiamata raccolta. Lui evocherà degli spettri, se così vogliamo chiamarli, di eroi. Io per ora però vorrei concentrarmi su uccidere te. 13 danni. 10 danni. Rappresaglia. Qual è quello più problematico qua? Allora, tanto non cambiamo poi molto. Perché questi eroi ovviamente sono una vestale, un soldato e un fuorilegge. Hanno più o meno le skill che avrebbero loro.
Penso sei tu perché puoi proteggerlo. Giochi mentali? Ha messo protezione. E lo sapevo, eh. E ti pareva che non gli metteva protezione? Si lo sta difendendo. Si sapeva che sarebbe andato a finire così. 6 danni. Che dobbiamo fare qua? Perché qui è un casino, è veramente un brutto casino. Io vorrei rimuovere dalle scatole te. Così facendo rimuovo la protezione di lui. Ok, e in maniera tale che lei possa fargli sti 14 danni. Il problema è che purtroppo la vestale può curarlo. Ed è un brutto, brutto, brutto affare. Quindi, che fare? Quant'è la resistenza allo stordimento? 50%. Ha senso colpirlo con questo, sapendo che probabilmente non gli faccio niente. Da 3 a 5 danni. Da 5 a 10. Io ci provo. Se lo stordisco è meglio. Perché vuol dire che non evocherà un altro risoluto, eh. L'avevo detto che li curava, che si curava, no? Non è che la cosa mi stupisca più di tanto. Normalmente avrei pensato di fare altro, però ora voglio uccidere questo il più velocemente possibile. Ok, non fa niente, gli è passato il debuff, però adesso non è neanche più marchiato. 5 danni. Risoluto ancora. Avrei dovuto rimarchiarlo, non ho guardato il tempo del... Grande critico. Ti ringrazio. Cacciate di testa, lo so. Non so se hai capito, ma sto dando priorità all'uccisione del boss. Del mini boss. 11 punti ferita. Tocca a te. Tu potresti autotoglierti il vendaggio. E rimarchiarmelo. Momento. 5-8. Se gli faccio un critico lo ammazzo. Poi preferisco andare sul sicuro. Sul sicuro poi. È capace che questo muoia nel suo turno. Risoluto. Perché hai curato lui? Beh, non lo so, ma a me va bene così. Adesso. Tu devi essere curato. Lo so che 3 è poco, ma è meglio di niente. Schivato. Voi non so se vi rendete conto del quanta fortuna abbiamo avuto nel buttare giù subito il collezionista. Beh, lei è prioritaria perché può curare l'altro, capite, no? Cioè, non penso ci voglia un disegnino per spiegare questa situazione. 3. È rimossa la curatrice. Rimane tanto lui che può far danno, ne può far tanto però. Autocurami. 7. Anche se mi becco il bleed, che non mi sono beccato, comunque è una bella cura. 6. E il bleed. Che avevo così tanto... avevo cercato di evitare in tutti i modi, ma il bleed a quanto pare non... Certi bleed rimangono. 6 danni. Bleed anche qua. Che volemo fa? 8 danni. Mezza vita. Autoricurati magari. 4, non ne vale la pena soprattutto. Il problema è che... Ah no, effettivamente lo posso colpire. L'avrei potuto colpire. Non posso, non posso, non posso, tanto vale che li curo. Ok. Tocca a te, per favore, no? Me lo uccidi? Grazie. E il collezionista è morto, ci ha dato il trapezoido che vale una cifra di soldi, serve solo a quello, ma nel suo specifico campo di utilizzo è comodissimo. La torcia è intatta, la prendo volentieri e la uso anche subito. Sì, mangiate, mangiate ragazzini. Mangiate bimbi. Adesso. Nessun nemico, io però vado dove c'è il combattimento e che voglio concludere questa quest. No, 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 no. Ok. Va bene. Tanto cibo in realtà. Perfetto. Andiamo avanti. Sapevo che sapevamo che c'erano questi, eh. Ah, l'ultimo mette principalmente stress. Gli altri rompono semplicemente le scatole. Io voglio andare di... Repost. Ok.
tu mi marchi l'ultimo. Che lo stress è la cosa più pericolosa che può fare qui. E magari ce lo giochiamo su pure subito. Grazie. Tag team eccezionale. Per pochissimo non è morto. Speravo che attaccasse il primo. Se attaccava il primo ovviamente era già morto. Dai, sono marchiato. Bleed? No. Oh, mai. Nemmeno uno che ha ceduto alle tentazioni del... Perché sta cosa? Ah, perché colpisce uno a caso. Ok, ho fatto una cavolata errata. Vabbè, è morto. Ok, stress. Che vogliamo fare qua? A 4 di vita non ne vale la pena. Però anche te non ne vale la pena. Quindi la cosa più elementare era fare così. Ora, loro non potranno colpire questo, ma possono occuparsi del curare. Il soldato. E lo sai che poi... già. Ho cercato di avvisarti in qualche modo. Ma ciao. Questo sì, tra l'altro è un ottimo party, Abbiamo dato del sangue, ora non serve a nessuno, ma... è bene sapere di averne. Con un po' di fortuna, questa sarà l'ultima stanza. Questa volta non sono storditi, sfortunatamente. Sciagura. Inizia lo stress. Poi iniziamo anche a 14, 12. Ti marchiamo, così. Per hobby, no? Vomito. Cecità isterica. Arpione spietato. Non mi piace come partita sta... Marchiamo anche te. Poi tu usi il tuo bellissimo, la tua bellissima abilità che ti fa andare in repost mode. Oh, se ne fregano della... Vabbè, li switcha, ma non è tutto. Ah, il fatto che me lo stordisci in realtà è un bel problema. Accusa. Proprio un faccia, io sei. Orrore. Che cos'è orrore? Ah, è praticamente un dot di stress. Non l'avevo mai vista sta cosa. Però tu te ne vai intanto. E ne è uno. Tu con un po' di fortuna te ne vai pure. E siamo a due. E arpione spietato che comunque colpisce qualcuno. Ma ti pare che devo perdere qualcuno anche in questo episodio? Non sarei molto soddisfatto del risultato, se dovessi perdere qualcuno qua. È un azzardo? È un grosso azzardo, ma... 4. Palla di ferro. Corre il rischio di stordirla, vero? No, non è successo niente, meno male. Allora. 8. 3, 7. No, non ne vale la pena. 5 danni. Non ne vale la pena di stordirlo. No, di stordirlo, di... debuffarlo per poi fargli fare... 6. Qui avrei dovuto attaccare, col senno di poi avrei dovuto attaccare e basta. Alto stress per te. Mi dispiace ragazzone. Marchiato, risposta. Preferisco che colpiate lui perché... E abbiamo rimosso anche l'altro rischio. Perfetto. Taglio del macellaio. E sono due danni, vi sembrano pochi. Ma il fatto è che sapere chi viene colpito non è una cosa da poco, fidatevi, non è una cosa da poco. 5 danni. Non importa, tanto morirà prima che qualsiasi cosa possa succedere. No. Ok. Ho finito lo spazio. Ora, che dobbiamo fare quando uno finisce lo spazio? Mangia più non posso. Questo ovviamente sperando che siano... che sia l'ultimo scontro. L'onice vale abbastanza. Tu puoi usare questo. E cos'altro posso buttare o sfare? Non era però l'ultimo scontro. E questa la pagherò cara perché ho anche buttato le torce. Come ho fatto a non vederla sta torcia?
handsome reward. L'ho usata direttamente da lì, eh. Ora, la mia unica speranza è arrivare a quell'ultima stanza e sconfiggerla. Non lo sapevo. Sì, si è beccato un bel morbo. Non c'è più il morbo. Sì. Ti stressi facile. Facciamolo fare a te, va. Ambushed by foul invention. Si è preso un po' di danno, è vero, eh. Tecnicamente. Ecco. L'avevo detto, quello di prima era un azzardo. Sapevamo che qua c'erano dei nemici, ci dovevano essere per forza. Se no avremmo già finito la quest. E sta andando malissimo qua. La speranza è che di riuscire a battere questo prima che tocchi a lui. Alfine schietato. Ok. Nove danni. No, niente. Stress, e lui purtroppo finirà in... No, non finirà da nessuna parte, a quanto pare. La possibilità mia è che riesca a stordire questo lisciato. Vabbè, tanto uno ce lo togliamo dalle scatole. Non era quello che volevo togliermi dalle scatole, ma va bene. Ecco, pure un critico, giusto per gradire. È diventato egocentrico, penserà soltanto a se stesso. Che vogliamo fa? Tocca a te. Puoi fare un tentativo extremis di... Ecco, no, eh. Vomito. Vedete come tutto può andare male in un attimo? Intanto questo è andato male causa mia scelta. Perché ho fatto sta cosa? 11. Finisco comunque in soglia della morte. No. Buono. Allora, tu, per favore, mi rimuovi dalle scatole questo. Ed è qualcuno in meno di cui preoccuparsi. Tu finirai in soglia della morte pure. No. Vabbè, ci finirai durante il tuo turno. Due danni. Ok. Uno. Scambio di colpi non è andato proprio come volevo io. Però intanto vorrei togliermi dalle scatole questo, che è pericoloso. Palla di ferro, tre danni. Otto danni. Lo so che è in soglia della morte. Lo so, l'ho notato. E non è morto. Sto facendo delle scelte molto azzardate per cercare di mandare in breve lo scontro, ma non sta andando proprio come volevo io. Per niente. Sono due moribondi, di cui uno praticamente è veramente moribondo serio. Mancato. Ok, almeno si è attivato comunque il riposto. Meglio di niente. Anche questa è stata una scelta sbagliata. Avrei dovuto fare tutta un'altra cosa. Allora, questa è quella che ne può beneficiare di più, come non detto, ed è morto. A quanto pare, se non mi porto a casa almeno un morto ogni singolo coso, non sta contento. E sono due danni. A chi tocca? Ecco. No, non mi toglie dalle scatole. Non mi uccide anche lei. Sono solo soglia della morte. Me l'ha anche stordita. Ecco, ma mi ha dato... Oh, una virtù. Ogni tanto succede, quando lo stesso raggiunge il massimo, lui è diventato virtuoso al posto di diventare stressato. Questo qua è un bonus alle statistiche, buono, purtroppo non rimarrà per sempre. Non vi aspettate cose del genere nel Darkest Dungeon. A ogni suo turno abbasserà lo stress degli altri. E con un po' di fortuna mi risolverà anche il problema. Giada, oro, erbe medicinali. Forse gli ho tolto il problema. Sì, gli ho tolto la cecità esterica. No, ce l'ho ancora. Che altro possiamo fare qui? Non valgono niente questi ormai.
Prendiamo questa che vale 5. Ok. Prendiamo questa che vale di più. Prendiamo questa. E abbiamo concluso la quest, perdendo una balestrella purtroppo. Torniamo al borgo. È stato un brutto bilancio, ma brutto, brutto, brutto. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Ok, vabbè, questa cosa d'altro è un trinket proprio per il fuorilegge. Pensavo fosse uno per il soldato, figuratevi. Tutti sono saliti a livello 1, beh, tranne il morto. Per il suo di rovine, famelico. Ok. Esplodere il dedalo. Satanofobia. Stress contro empio. Ok. E un'altra è andata, purtroppo. C'è poco da fare. È andata così. Flagello di sangue, udite, udite. Alcuni credono che solo una litania di sangue e dolore possa purificare i mali della terra. Ecco qualcuno che farà la sua parte. Il flagellatore? Finalmente abbiamo... No, flagellatore, come si chiama? La classe nuova, comunque. Ah, no, non ce l'ho. Ero convintissimo. Come si fa per avere più... Ok, facciamo così. Più eroi. Io un balestriero vorrei sostituire. Però, quanti ne ho i balestrieri? Zero. Vabbè, ci penso nel prossimo episodio. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Non si amavate quella balestriera. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!